Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vedremo come effettuare la diagnosi dei guasti di una centralina elettronica di un monopattino GoSmart FS10 Eco. Questo tipo di controller permettono di gestire il comando dei motori trifase e induzione presenti su bici elettriche e monopattino attraverso il comando delle tre fasi di un motore trifase come quello che vedete in figura. Questo motore possiede anche un feedback con dei sensori di Hall che tornano alla scheda del microprocessore per analizzare in qualunque momento la posizione esatta del magnete e dare gli impulsi correttamente. Questo tipo di circuito è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Queste centraline sono di solito posizionate vicinissimo alla batteria del veicolo. Guardando questo schema si capisce immediatamente quali sono le parti di potenza, diciamo così, più soggette a rottura. Ognuna di queste coppie di MOSFET serve per collegare l'avvolgimento di ciascuna fase al positivo o al negativo a seconda degli impulsi di sincronismo emessi dal microprocessore. In caso di guasto può capitare che uno di questi MOSFET cortocircuiti la fase relativa al positivo oppure al negativo di alimentazione. Vi ricordo che il MOSFET non è altro che un interruttore che chiude i contatti tra drain e source. Allorquando sul gate è presente una tensione superiore a 4 volt con un bassissimo utilizzo di corrente. Per analizzare e diagnosticare meglio i guasti di un controller e-bike per un motore trifase a induzione, guardiamo un attimo un esempio di uno schema elettrico vero e proprio di questo tipo di controller. Nel frattempo, se vi piacciono i miei video, questo è il momento giusto per mettere like o iscriversi al canale. Grazie. Abbiamo nella parte centrale sicuramente il microprocessore deputato a raccogliere tutti i segnali dall'esterno, cioè l'acceleratore, i freni, il controllo della pedalata assistita, elaborarli e trasferire questa informazione al circuito di pilotaggio dei MOSFET per generare le tre fasi necessarie a eccitare i vari avvolgimenti del nostro motore a induzione. Un'altra sezione importante dello schema elettrico è la sezione di alimentazione, laddove a sinistra entra la tensione della batteria 36 volt. Questa alimentazione viene trasformata attraverso un stabilizzatore variabile LM317 in una tensione magari di 15 volt, di 14 volt, quello che necessita allo stadio di pilotaggio. A loro volta questi 14 volt vengono convertiti da un integrato stabilizzatore 78M05 per fornire i 5 volt necessari allo stadio digitale del microprocessore. Più in basso vediamo l'ingresso dei sensori di Hall provenienti dal motore trifase caratterizzati come per i collegamenti di fase dalle lettere UV e W, e questi sensori di Hall arrivano direttamente dal connettore del motore per essere rielaborati dal microprocessore, che in questo modo potrà generare tutti i sincronismi necessari a pilotare correttamente il motore trifase. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a verificare come effettuare, diciamo, l'analisi di un guasto di un controller di questo Allora, tipo. questo è un controller di un monopattino. La prima cosa da fare per andare a testare le varie connessioni è separare i cavi. Allora, qui abbiamo i tre collegamenti che sono dei fili spesso più spessi, verde, giallo e blu, che sono le tre fasi che comandano il motore in corrente continua. Poi qui abbiamo il positivo e il negativo, anche questi belli spessi che vengono dalla batteria, diciamo, quindi alimentano proprio tutto il circuito. Poi possiamo avere una miriade di cavi abbastanza disparati. Un controllo, un feedback dei sensori di Hall posti sul motore per vedere la posizione del rotore rispetto allo statore,
Abbiamo i controlli relativi a acceleratore, chiavetta di accensione, e, insomma, i freni, altre cose di questo genere, che quando ovviamente si frena il motore non deve poter accelerare. E poi abbiamo il controllo del display e poi il connettore delle luci più e meno. La prima cosa da fare quando un controller del genere non funziona, con il tester sulla portata a diodi andiamo a verificare se ci sono dei corticircuiti tra le tre fasi del motore e il positivo o il negativo dell'alimentazione, perché sappiamo che ognuna di queste tre fasi all'interno del controller viene collegata di volta in volta o al positivo o al negativo. Partiamo per esempio dal negativo e controlliamo ognuno di questi connettori di fase. Vedete, risulta correttamente la giunzione del MOSFET. Se ci fosse qui un cortocircuito, vuol dire che uno di questi MOSFET, quelli che si collegano al negativo, è in cortocircuito. Stessa cosa per il positivo di alimentazione, e qui non avremo la giunzione, ma avremo un valore di resistenza. L'importante è che non troviamo comunque, diciamo, un cortocircuito in questa fase. Se troviamo in cortocircuito, vuol dire che il MOSFET del positivo è comunque in cortocircuito sul positivo. Una volta fatti questi controlli, se non c'è modo di capire, ovviamente bisogna aprire il controller. Svitiamo le quattro viti che tengono ferma la struttura dell'involucro, tiriamo fuori lentamente. Ah, dobbiamo anche svitare le due viti laterali che tengono ferme le alette di raffreddamento dei sei MOSFET. Ma passiamo all'atto pratico e vediamo sul circuito stampato i vari componenti di questo controller. In primo piano sotto troviamo i sei MOSFET collegati ad un'aletta di raffreddamento e già possiamo individuare le tre fasi giallo, blu e verde, quei tre fili in basso, che partono da ciascuna giunzione di ogni coppia e che vanno al motore per pilotare appunto il nostro motore a induzione. Inoltre, a destra troviamo i fili più e meno rosso e nero di collegamento della batteria, quindi arrivo della batteria 36 volte necessari per far funzionare tutto il circuito. Osserviamo tutti gli elettrolitici che non siano rigonfi o in perdita sul circuito stampato. Nel qual caso le andremo immediatamente a sostituire perché saranno sicuramente loro i principali responsabili del malfunzionamento del nostro controller. Se guardiamo tra i fili giallo, blu e verde della fase, scorgeremo dei piccoli chip da 8 pin che sono i driver di pilotaggio che servono per pilotare ciascuna coppia di MOSFET. In alto, in mezzo, troviamo il microprocessore centrale, a destra un stabilizzatore 7805 necessario per generare i 5 volt di alimentazione della logica. I connettori che vedete in alto a sinistra sono relativi al feedback dei sensori di Hall provenienti dal motore e al comando del display, mentre quelli più a sinistra permettono la gestione di acceleratore, comando freno, eccetera. Qui abbiamo, in base a questo elettrolitico, si capisce che questo è, diciamo, il meno e questo è il più. Questi che vedete, 1, 2 e 3, sono i tre fili giallo, blu e verde, e vedete che ognuno sta in mezzo e viene collegato da questo MOSFET al positivo, da questo MOSFET al negativo di volta in volta. Quindi, se per esempio andiamo a misurare su questo filo verde e il negativo, andiamo a misurare un cortocircuito, vuol dire che questo MOSFET, che è quello che collega al negativo, questa fase è in corto. Se invece troviamo che questo filo è collegato al positivo, vuol dire che questo MOSFET è in corto. Osservando il circuito si vede che c'è del nero. Ecco, l'osservazione di un circuito elettronico ci consente spesso e volentieri di individuare il guasto, ma potrebbe anche semplicemente esserci un surriscaldamento.
Andiamo a vedere l'altro lato. Allora, qui abbiamo quindi il chip principale genera le tre fasi, poi abbiamo tre amplificatori che pilotano questi MOSFET. Oh, poi qui abbiamo un integrato 7805 a trasformare la tensione in una tensione a 5 volte necessaria per tutta la logica di controllo. Questo MOSFET serve per accendere o spegnere il convertitore DC-DC posto sulla sinistra per il pilotaggio dei driver dei MOSFET. In pratica questo controller, invece di un LM317 per generare la tensione di 14 volt che va ai chip di pilotaggio, utilizza un convertitore CX802 che viene acceso o spento da questo MOSFET in primo piano SIB13P10. Se vi sta piacendo questo video non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale, grazie. Bene, una volta verificati che non ci sono componenti bruciati o crepati e che i condensatori non sono gonfi, andiamo ad effettuare il test del cortocircuiti. Poniamo il nostro tester sulla portata diodo continuità e andiamo con i nostri puntali a verificare la presenza di cortocircuiti, soprattutto sulle fonti di alimentazione. Prima cosa, partiamo sempre dall'alimentazione principale, quindi prendiamo il connettore di alimentazione a 36 volt e andiamo a vedere se c'è un cortocircuito. Non c'è. Io andrei a testare questo diodo che si trova in questa posizione, guardando la fascetta laterale che mi dice che questo è il positivo e quindi questo è il negativo. Questo è un diodo Schottky che ha una giunzione di 279. Proviamo l'inverso, se all'inizio suona è perché c'è il condensatore che si carica. L'inverso, anche qui, vedete che la giunzione sale perché si sta caricando il condensatore, quindi questo diodo non è in cortocircuito. Vediamo questo MOSFET a canale P, è il gate, il drain e il source. Vediamo. Misuriamo prima il drain e il source, vedete qui c'è la giunzione, non è in cortocircuito. A questo punto controlliamo per esempio questi condensatori elettrolitici, se c'è un cortocircuito su questi condensatori elettrolitici. Allora, iniziamo dal primo, non sembra esserci nessun cortocircuito. Questo non è un elettrolitico ma è una bobina, quindi è un filtro, quindi è normale che sia il contatto chiuso. Poi qui abbiamo un altro condensatore elettrolitico che sembra non in cortocircuito. L'ultimo, vediamo questo. Ecco, questo condensatore è chiaramente in cortocircuito. Questo condensatore 10 volt. Quindi presuppongo che sia all'uscita dello stabilizzatore 78M05 deputato a generare i 5 volt sulla logica digitale. E misuriamo tra il negativo e l'uscita, ecco, infatti vedete c'è il cortocircuito, quindi potrebbe essere in cortocircuito soltanto lo stabilizzatore 78M05 oppure essere in cortocircuito il condensatore posto sulla sua uscita, oppure potrebbe esserci un cortocircuito a valle, nella fattispecie speriamo non nel microchip. In questo caso la prima cosa da fare è andare a dissaldare questo condensatore per vedere se è lui in cortocircuito e poi andare a togliere il 78M05. Se rimane questo cortocircuito, e allora sono dolori perché probabilmente è proprio il chip ad essere in cortocircuito. Aggiungiamo dello stagno che fa massa termica. Delicatamente, ecco qui, il nostro condensatore è uscito fuori. Fantastico tester di componenti elettronici. Vado a posizionare il mio condensatore nei suoi pin e vado ad attivare il mio tester elettronico. Ecco qui, il tester mi dice 220 microfarad e SR18. Questo condensatore probabilmente è sano. Andiamo a dissaldare questo 78M05 per vedere se è lui difettoso oppure no. Pistola d'aria calda, 30 secondi,
di 430 gradi, è rimasto attaccato con il silicone. Ho dissaldato il 78M05, vado a riprovare e c'è ancora il cortocircuito. Quindi... Dopo aver isolato il chip, che è un NM1200, dall'alimentazione 5 volte e ponendo il tester sul piedino 42 relativo all'alimentazione principale, mi rendo conto appunto che questo chip è in completo cortocircuito. E a questo punto la mia possibilità di riparazione finisce qui, perché la sostituzione di questo chip microprocessore, riuscendo a trovarlo, cosa che già sarebbe un'impresa, rende la riparazione assolutamente antieconomica. L'unica possibilità per salvare questo monopattino è riuscire a trovare il controller originario, ma tra centinaia di produttori di veicoli elettrici e di controller questa impresa è veramente impossibile. Pertanto io suggerisco al proprietario di acquistare un kit universale di controller per monopattino avente le stesse caratteristiche di wattaggio e di tensione di alimentazione e adattarlo in qualche modo al proprio veicolo. Soprattutto ora che, grazie a questo video, avete avuto modo di approfondire il funzionamento di questi controller e i vari collegamenti a batteria e motore. Bene amici di YouTube, anche per oggi è tutto. A me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed invitarvi nuovamente, se vi è piaciuto questo video, a mettere like e iscrivervi al canale per incentivare appunto il mio canale, e vi do appuntamento alla prossima volta.